E così ci ritroviamo a visitare anche noi il vecchio ospedale psichiatrico di Vercelli, una delle più grandi strutture esistenti in Italia. A Vercelli esisteva già nel XIX secolo una struttura simile che ospitava circa 150 degenti. La nuova struttura vide la luce tra il 1935 e il 1937 e rimase attiva fino al 1978, quando fu varata la legge Basaglia, che chiuse definitivamente tutte le strutture psichiatriche. La struttura restò ancora attiva fino al 1991 e poi definitivamente abbandonata, lasciandola al suo lento e triste degrado. La struttura ospedaliera è molto grande e si estende su una superficie di 28 ettari ed è composta da 20 padiglioni di due piani più i sotterranei, immersi nella natura di un bosco, quasi a dover nascondere tutta la sofferenza e il dolore di quelle persone considerate non normali. Camminiamo fra le foglie cadute. Le strutture sono praticamente coperte dalla vegetazione, che oramai si sta impossessando di loro. Il padiglione Carlo Forlanini è rimasto famoso per i suoi sotterranei. Si trova nella zona occidentale. Qui c'erano gli alloggi dei pazienti più agitati, come li definivano allora. Venivano rinchiusi in stanze molto piccole, soprattutto quelli con patologie gravi. Nei suoi sotterranei venivano praticate le cure tramite elettroshock e altre torture simili, come docce di acqua gelata e l'ostruzione di arterie cerebrali. Insomma, tutte quelle pratiche concesse nel nome della scienza, come nei più classici copioni da film dell'orrore.
Percorriamo uno a uno questi lunghissimi corridoi, intervallati a destra e a sinistra da piccole stanze. Ovunque in giro regna il caos, un po' come nelle teste dei pazienti che in queste stanze hanno vissuto e sono morti. A terra, manuali di medicina si confondono con lo sporco e cumuli di spazzatura ricoprono il pavimento. Troviamo tracce di quella che con molta probabilità era una delle lavanderie. Due enormi lavatrici osservano il passaggio del tempo con i loro sportelli spalancati. Le pareti sono piene di muschio. Nelle strutture più vecchie la pioggia ha corroso e fatto marcire parte dei tetti. Si trovano resti di medicinali, siringhe, cartelle cliniche e lastre, schede di entrata, uscita e morte di molti detenuti. In alcune stanze ci sono ancora le reti dei letti e le sedie a rotelle. La poca luce che entra mette addosso un inquietante disagio e malinconia. La consapevolezza che in quel luogo molta gente non sia riuscita a trovare la propria pace interiore e abbia subito pratiche molto forti e ogni tipo di abuso, sia mentale sia corporale, lascia una ferita aperta in ogni nostro pensiero. Continuiamo a percorrere ogni padiglione. Sotto i nostri passi, solo il rumore delle foglie, altri corridoi, altre stanze, in un susseguirsi di tristezza e malinconia. L'eccidio dell'ospedale psichiatrico è uno dei fatti che ha coinvolto questa struttura. Fu l'esecuzione sommaria ad opera di alcuni partigiani della 182esima Brigata Garibaldi di un gruppo di militi della Repubblica Sociale Italiana, prelevati dallo stadio di Novara, allora adibito a campo di concentramento. Secondo le diverse fonti, i militi uccisi furono tra 51 e 65, chi fucilato, chi gettato giù dalle finestre della struttura. Negli
anni 60 l'ospedale psichiatrico torna nuovamente alla ribalta a causa delle innumerevoli denunce che vengono fatte al direttore, dal personale medico e dai degenti, a causa dei metodi violenti e delle pratiche che usava con entrambi. Girando nei vari padiglioni si possono intuire gli spazi che i vari pazienti avevano, piccole celle, quasi prigioni, dove probabilmente la mente impazziva ancora di più. Ai piani alti troviamo una balconata, se così si può dire. La descriverei più come una gabbia in pieno cielo, dove probabilmente, durante la bella stagione, i pazienti potevano intravedere e respirare la natura intorno a loro. Troviamo anche una stanza con molte sedie, forse la stanza dove i parenti aspettavano di ritrovare i propri cari. Questa struttura risulta quindi lontana dai reparti. Il tutto fa ricreare nella nostra mente lo stato d'animo di chi, visitando questi posti, sentiva le grida di disperazione e dolore di chi lì dentro voleva guarire, ma aveva la quasi sicura certezza di non uscirvi più. Tra le molteplici strutture c'è anche un auditorium, una palestra e una chiesa, probabilmente quest'ultima di costruzione recente rispetto a tutto il resto. La chiesa contiene ancora le panche per i fedeli, ma sfortunatamente l'altare è stato distrutto da qualche incivile. Esiste invece l'ampia scritta in latino che si nota nella parte alta del muro.
Oltre alla chiesa troviamo anche il teatro, che è reduce di un vastissimo incendio che lo ha reso inutilizzabile, oltre che pericoloso. Resta una parte di platea, mentre l'altra è completamente inagibile. Piccole tracce di quel drappo rosso, che era una volta il sipario, pendono ai lati del muro. Chissà se su quel palco i pazienti più gestibili siano riusciti a recitare la loro normalità, da chi, guardandoli, vedeva solo la loro pazzia.